uno che Salvini ha incontrato, anche questo non smentito, ha incontrato Elisabetta Belloni, a lei ha portato la proposta. Due, che Mario Draghi, anche questo non è stato smentito, avrebbe, quando appunto nella serata di venerdì sembrava fatta, e anche tutti i siti, anche tutte le trasmissioni televisive, insomma, erano sbilanciate, perché quello era il nome forte in quel momento, Mario Draghi avrebbe fatto una telefonata di congratulazioni a Elisabetta Belloni. Allora, Andrea, ti chiedo, c'è anche un lato, come dire, confusione, di qualche cosa di inopportuno anche in tutta questa vicenda? Cioè, che cosa vedi tu? Come lo leggi? Prima poi di valutare il peso politico, intanto do il buongiorno a Dario Fabri, l'avevo annunciato, ma ora lo vedo, esperto di geopolitica. Buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Ma insomma, raccontata e ricostruita come l'ha raccontata Simone, è la storia dell'ora del dilettante, perché è chiaro che se tu vuoi fare una operazione di questo genere su una donna, tra l'altro che ha un curriculum inattaccabile, nel senso che, diciamo, è al servizio dello Stato da più di 30 anni, con dei risultati eccellenti, ha guidato la Farnesina come segretario generale, è al DIS, ma il DIS non è il luogo dove si comandano i servizi segreti, è un luogo di coordinamento, tra l'altro ci stava da 6 mesi, 7 mesi, non di più. E il vero capo dei servizi segreti è il Presidente del Consiglio, non è certamente la Belloni. E la Belloni, per come è stata descritta, non è un agente segreto che si muove di notte, che va a cercare le spie in no, giro. No, però per dobbiamo anche dire, non è però un ruolo che non ha peso e controllo ed è lontano da qualsiasi tipo di... naturalmente, se no diamo anche una distorsione, come dire, cioè, negando l'importanza di un ruolo. Tant'è vero che sulle deleghe, la nomina, eccetera, no? Ci sono sempre state degli scontri. Cioè, non possiamo negare che sia un ruolo importante rispetto ai servizi, no? Sì, ma infatti io quando parlavo di ora del dilettante ne parlavo sia per il modo in cui è stata gestita, e io francamente ho un po' la sensazione che a volte, diciamo, alcuni dei protagonisti di questa vicenda si siano mossi per bruciarla e non certamente nella convinzione invece di portarla al Quirinale. Il tweet di Di Maio, se non ricordo male, addirittura diceva "è mia sorella". Allora, voglio dire, una roba di questo genere io francamente la eviterei, così come la Belloni secondo me ha fatto uno scivolone poi a farsi fotografare insieme a Di Maio, perché non è una cosa che si fa, cioè se tu stai fuori, stai fuori, non è che poi anche se ti hanno bruciata vai a fare il prendere ma il infatti, tè ma secondo te perché lo ha fatto? Perché ha fatto questa foto? Lei. Ma io francamente non l'ho capita questa cosa, secondo me è stata più una richiesta di Di Maio che non della Belloni, per far vedere che comunque lui non era responsabile di quello che era successo, ma insomma in ogni caso hanno sbagliato entrambi per quanto mi riguarda. Infatti hanno messo in difficoltà Gabrielli, che è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ha le deleghe per i servizi segreti, il quale ha dovuto da una parte dire insomma questa roba non si fa, e dall'altra ha dovuto cercare di recuperare sulla Belloni, restituendole quella credibilità che è necessaria a una persona che ricopre un ruolo così delicato e così importante, che dopo questa, diciamo, questa candidatura in cui è stata bruciata rischiava di trovarsi in estrema difficoltà. È chiaro che diciamo, c'è un discorso di opportunità, ma questo discorso si può fare anche per altre categorie, cioè non è che soltanto per chi sa i servizi segreti, e non è che, diciamo, la Belloni può essere sospettata fino al punto in cui è stata candidata di avere delle simpatie o delle, diciamo, delle sponde precise dal punto di vista politico. Poi tutto quanto si è confuso, si è mischiato anche con una serie di errori, compreso il fatto che si fa quella fotografia, quella sì veramente secondo me totalmente inopportuna. Allora, Dario Fabri che...